Ciao, in questo video andremo a vedere come è possibile realizzare un raster e poi un vettore che contiene le fasce altimetriche. Partiamo insomma da questa area che vediamo qui a video, che è praticamente le Alpi, in particolare l'area del Monte Bianco, e il risultato che vogliamo ottenere è praticamente questo. Questo praticamente è un raster riclassificato. Possiamo dire che se guardiamo in quest'area qui non ci sono quote, ma bensì sono presenti dei valori interi. E in ultimo poi andremo a tirare fuori questo vettore di tipo poligonale. Dunque, quali sono i passaggi che dobbiamo effettuare per ottenere questo tipo di risultato? Innanzitutto c'è da dire che andremo a utilizzare, è vero, sì, QGIS, però in realtà utilizzeremo l'integrazione di Grasse in QGIS, in particolare utilizzeremo il comando rreclass. Qui in Processing Toolbox, se scriviamo reclass, è praticamente questo che compare qui, il primo. Facciamo un doppio clic e si apre questa schermata. In quest'area andiamo a selezionare quello che è il nostro raster che vogliamo riclassificare e in quest'area qui andiamo a inserire quello che è un file di tipo txt in cui abbiamo inserito praticamente le fasce di riferimento per la riclassificazione. Questo file, innanzitutto, è possibile vedere dalla guida come si può strutturare questo tipo di file. Ci sono varie combinazioni, in questo video è stata utilizzata questa combinazione e si è tirato fuori questo tipo di file txt. In pratica, questo cosa sta a indicare? Quello che vedete scritto. Significa che tra 0 e 500 metri va associata la classe 1, da 501 a 1000 la classe 2, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, i valori che sono stati presi potevano anche essere, insomma, focalizzati su quello che è la quota minima e la quota massima di questo raster. Quindi la massima è di 4771 metri nel Monte Bianco e la minima, se non ricordo male, 89 metri, però in questo modo insomma può anche andare bene. Quindi una volta che si è selezionato il txt in cui sono contenuti i nostri dati, basta semplicemente attivare l'algoritmo. In funzione al tipo di hardware del vostro PC, il risultato sarà più o meno veloce. Come possiamo vedere, qui già abbiamo un primo dato. Se notate, ok, qui in quest'area, in corrispondenza più o meno della cima del Monte Bianco, siamo intorno ai 4600 metri e la riclassificazione mi dà insomma un valore di questo raster, quindi quest'area di pari a 10. Ora, il passaggio successivo è quello di possiamo semplicemente andare a utilizzare insomma lo stesso tematismo tirato fuori per diciamo, l'esempio di riferimento. Questo è abbastanza semplice, basta andare in style, copia style e poi paste style. Ed ecco qui che abbiamo dato lo stesso tematismo. E successivamente insomma andremo a convertire con Polygonize il raster in vettore. Questo è un processo che magari ci impiegherà un pochino più di tempo,
E infatti interromperò per un attimo il video. Dunque, il processo è terminato e come possiamo vedere in tabella attributi abbiamo praticamente il valore di n che abbiamo considerato e qui insomma ci sono tutti i dati relativi alle aree del raster, quindi avremo valori che vanno da 1 a 10. Sarebbe poi abbastanza semplice con delle semplici query di selezione andare ad associare a ogni dn, a ogni valore, quello che è il range di quota relativo per ottenere così quindi quello che è il dato di partenza, cioè questo qui. Il video è finito e spero vi sia piaciuto e sia utile. Alla prossima!